Nonna, Eh? oggi tanto lavoro e quanta voglia. Di far niente. Hai azzeccato. Tanto da fare e voglia zero. Questo è il mood della giornata, eh? Che meraviglia. Eccola qua la ragazzaccia. Dopo aver recuperato il giusto spirito, anche grazie al sostegno morale validissimo e preziosissimo di mia nonna, direi che possiamo iniziare questo pomeriggio di pulizie profonde perché è proprio questo che voglio fare oggi. Dunque, stamattina ho lavorato proprio in modo da avere il pomeriggio libero per dedicarmi alla casa. Luca non c'è e io preferisco, non so voi, ma io preferisco pulire quando la casa è vuota. Vabbè, c'è mia nonna, ma è un discorso diverso, nel senso che quando c'è Luca, come vedete dai video, magari ci concentriamo su dei progetti insieme, lavoriamo insieme, sistemiamo perché c'è tanto da fare e in due è tutt'altra cosa. Invece quando sono da sola ho più la possibilità magari di ritagliarmi dei momenti un po' più lunghi da dedicare alla casa. Però al di là di questo devo dirvi la verità, anche quando ero in appartamento preferivo fare questi lavori da sola. Forse perché comunque la casa ci sono meno distrazioni, poi la casa vuota si pulisce prima, non lo so. Vabbè, comunque preferisco, di solito faccio sempre quando sono da sola. E comunque, come vi avevo anche accennato in un vecchio video, desideravo proprio fare delle pulizie più profonde, prima dell'arrivo di agosto. Prima dell'arrivo di agosto. Oggi siamo, non mi ricordo quanti ne abbiamo, ma siamo praticamente a ridosso di agosto. Vabbè, più o meno tra luglio e agosto, diciamo così, perché di solito io in appartamento facevo delle pulizie più profonde verso appunto l'arrivo della primavera, le classiche pulizie primaverili, cosa che qui non ho fatto. Non ho fatto perché abbiamo messo tardi le tende, sono arrivati tardi dei mobili, mancano delle tende, mancano dei mobili. Insomma, la storia è sempre questa. E quindi quando avevo messo le tende, se non mi ricordo male, avevo fatto anche i vetri, poi era subito arrivata la primavera ed era un lavoro un po' inutile, però adesso che, come avete visto, lasciamo sempre la porta aperta qua di sotto, comunque andiamo nell'orto, facciamo tanti lavori, poi sì che ci cambiamo le scarpe e tutto, però la casa si sporca di più. Infatti penso che, cioè, sto già cambiando molte mie routine per quanto riguarda la pulizia qui, nel senso che tra appartamento e casa in campagna è proprio, ci sono proprio tante differenze, tantissime. E ovviamente questa tipologia di casa si sporca molto di più per diversi fattori. D'inverno la stufa, d'estate lasciare così sempre aperto e fa entrare un po' più di polvere. Devo dire che a Savona poi noi non abitavamo in una zona molto polverosa. Ci sono appartamenti che abitano, che sono situati, scusatemi, magari vicino a delle strade, lì sale tantissima polvere. Dove abitavamo noi, devo dire, per fortuna no. Comunque qua ci sono altri tipi di polvere, ma mi sto dilungando anche troppo. Quindi oggi che cosa faremo? Voglio dare una passata ai muri, che ho visto c'è un po' di polvere. I battiscopa. Sentite questo tono sofferto, non riesco neanche a pronunciare. Perché sono lì che mi guardano, gridano pietà, invocano il mio aiuto. Ma i battiscopa sono veramente, veramente da pulire, li ho trascurati tantissimo e sono molto polverosi. Devo dire, ecco, è la parte più disastrosa, perché il resto, voglio fare anche le finestre, però non sono messe così male, un pochino, ma quello penso che non avrò mai delle finestre pulite, perché tra cani e gatti vanno sempre con i musetti, ma mi avete detto che anche a voi succede. Infatti io ho pulite le finestre, la parte alta delle finestre e quella bassa invece ci sono tutte le musate, però comunque sono delle pulizie normali. I termosifoni devo fare, voglio dare una passata in generale di vapore, mi vedrete utilizzare tantissimo il vaporetto oggi, che io amo follemente, e trovo molto gratificante pulire con il vapore, si vede proprio che tutto resta bello pulito. Insomma, voglio fare queste pulizie qui, spostare, sistemare un po', perché ci sono anche un po' di cose in disordine, e penso che mi concentrerò almeno per oggi qua sotto, quindi mi concentrerò sul piano terra. E invece il primo piano lo farò, penso, un altro momento, poi non lo so, dipende quanto ci metterò, perché non ho idea. Vabbè, andremo a vedere. Nulla, ragazzi, dopo questa bella blaterata
fatta un po' per rimandare, un po' per spiegarvi e darvi il benvenuto in questo video, direi che possiamo riempire il nostro vaporetto e metterci a vaporizzare tutta la casa. Come primissima cosa ho fatto partire l'audiolibro, sapete che io pulisco sempre ascoltando la lettura di qualche bel libro, in questo caso si tratta sempre dei Delitti a Fleet House e ci metterò un bel po' a finirlo perché è una lettura veramente lunga. Comunque poi ho tolto tutte quante le tende in modo da poter far partire la lavatrice. Poi sono passata alla pulizia delle porte, ho messo questo beccuccio più piccolo sul vaporetto, l'ho coperto con una pezzolina e mi sono trovata benissimo. Come potete vedere, tutte quante le porte sono divise in quadri e di solito ci mettevo un bel po' a pulirle, soprattutto negli angoli. Invece, utilizzando il vaporetto, sono stata molto più veloce e poi ho fatto lo stesso lavoro con i lampadari. Mi vedete utilizzare sempre la stessa pezzolina perché ogni tot l'andavo a lavare. Quando vedevo che era troppo sporca, la sciacquavo e la rimettevo. Poi sono passata alla pulizia dei termosifoni, ho utilizzato anche in questo caso il vapore, prima li ho puliti esternamente e poi con il getto più sottile ho pulito la parte interna. Non ho messo nulla sul pavimento perché tanto dopo, come vedrete, sono andata a pulire a fondo anche i pavimenti. Poi ho cambiato testina al vaporetto, ho sempre coperto la parte finale con una pezzolina e ho passato tutte quante le pareti. Come vi ho fatto vedere, non so se lo notate, c'era un po' di polvere. Vi dico la verità, soprattutto in sala, perché in sala il muro è graffiato, quindi nelle insegnature si va a nascondere un po' di polvere. Invece devo dire che i muri classici, quelli lisci, li ho trovati molto più puliti. Anche lì c'era un po' di polvere, però molta meno. Poi sono passata alla pulizia delle finestre, come potete vedere anche queste sono divise in quadri, quindi sono abbastanza lunghe da pulire, però in questo modo devo dire mi sono trovata benissimo, infatti penso che adopererò sempre questa tecnica, ovvero spruzzare il prodotto apposito per i vetri sulla superficie, poi passare il tergivetro e infine pulire l'eccesso di prodotto semplicemente con della carta. Devo dire che in questo modo sono stata molto più veloce e anche più precisa. Di solito io spruzzavo il prodotto e poi passavo la pezzolina e ci mettevo molto più tempo, soprattutto per gli angoli. Un po' di merenda, di pausa, che ce n'è ancora da fare. Sì. Sono all'inizio. Ma
Ma con le porte hai finito? Sì, le porte le ho fatte tutte. Ho fatto anche le finestre della sala, i muri della sala, i termosifoni della sala. Devo fare la finestra dove sei tu. Ah. Questa finestra qua. Grazie. Prego. La finestra questa qua. Poi mi sono occupata del tavolo, ho tolto la tovaglia, l'ho messa a lavare, ho alzato tutte quante le sedie e subito dopo ho passato molte volte l'aspirapolvere, più di quelle che vedrete voi, per raccogliere proprio tutta quanta la polvere, i peli dei ragazzacci, eccetera, eccetera. Dopo aver fatto lo stesso lavoro anche nel mio studio, sono passata al bagno, l'ho svuotato completamente e ho passato il vaporetto sia sulle pareti che sul pavimento. Mentre pulivo i battiscopa, purtroppo la videocamera si è scaricata, infatti sono riuscita a filmare pochissimo di quella parte. Comunque, come avete visto, li ho passati tutti quanti con il vaporetto. Poi sono andata in cucina, ho messo la videocamera in carica, ho fatto i vetri esattamente come per le altre finestre, ho fatto il termosifone come per gli altri termosifoni, ho passato l'aspirapolvere dappertutto, anche in bagno, qua nel mio studio barra camera di mia nonna, in cucina, e adesso che la videocamera è un pochino più carica passiamo il vapore su tutti quanti i pavimenti e rimettiamo le tende al loro posto. Io le metto sempre bagnate perché queste tende non hanno bisogno di essere stirate, solo con le temperature di adesso si asciugano in un secondo e in più lasciano un buon profumo in tutta la casa. Ho appunto passato il vaporetto su tutti quanti i pavimenti del piano terra. Ho rimesso le tende che, mamma mia, hanno rilasciato un profumo pazzesco.
E infine ho messo a posto anche il tavolo scegliendo una tovaglia nuova, fresca e pulita. Ho finito di fare tutto il piano e sono molto soddisfatta. Come sapete, di solito io cerco di dividere i lavori un po' più pesanti, ma in questo caso, siccome erano mansioni molto simili dove serviva principalmente il vaporetto, ho pensato di unirle. Ora, potrei passare all'altro piano, però, e qua mi è venuto in mente perché mi piace fare questi lavori quando sono da sola, però essendoci mia nonna non posso mangiare molto tardi, nel senso che io di solito quando inizio a fare questo tipo di lavori sono un po' folle, mettiamola così, inizio, vado avanti finché finisco, sono capace anche di cenare alle 11 di sera per farvi un esempio, però con mia nonna non posso mangiare a quell'ora e se mi fermo sono perduta, ragazzi, cioè se faccio cena poi mi viene troppo sonno e non riuscirei assolutamente a rimettermi all'opera, oltre al fatto che farei rumore, mia nonna è giusto che possa riposare tranquillamente, quindi il piano di sopra lo rimandiamo un altro giorno. Io spero che questo video vi abbia dato un po' di motivazione per mantenere belle pulite, belle lustrate, profumate le vostre case anche d'estate. Vi mando un bacio grandissimo, ci vediamo domani in un nuovo video.